Comic-Con! Buongiorno Comic-Con! Buongiorno Comic-Con, è tornato il Comic-Con, dopo 2 anni di pausa è tornato anche il sole dopo un venerdì un po' piovoso. Oggi partiamo a razzo perché iniziamo la giornata alla sezione cinema e serie TV con 2 degli ospiti più importanti di questa intera edizione e anche con un film divertentissimo, vedrete. Non con un'anticipazione, questa è una anteprima, ma è un film che vedremo per intero. È un film che fa parte della grande tradizione del pulp americano, ma è un film italiano, una produzione italiana, con un regista italiano, con un cast quasi per intero americano, ma anche con un grande interprete italiano che è qui con noi per parlarci del suo personaggio. Io vi presento gli ospiti che sono qui con noi per introdurci il film, che sono il regista Alessio Della Valle e uno dei protagonisti, Fortunato Cerlino. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, Alessio, questo è il tuo debutto nel lungometraggio ed è abbastanza impressionante che il tuo debutto nel lungometraggio sia un film così importante, con un cast così importante, con una produzione così impressionante. Quindi mi racconti un po' il tuo percorso artistico e come è nato questo film. Questo film è un noir ambientato nel mondo dell'arte contemporanea, ma ha anche molti riferimenti al fumetto, quindi ringraziamo il Comic-Con per averci invitato. Siamo contenti di presentarli a un pubblico che ama i fumetti, perché troverete molti riferimenti visivi al mondo del fumetto. Fin dai titoli di testa e poi anche nei titoli di coda, giusto? Giusto. I titoli sono stati fatti da Garson Yu, che ha fatto tutti i film Marvel, tutti i film di Zack Snyder, quindi troverete quel gusto di quel cinema che si riferisce al mondo dei fumetti. Fortunato, vuoi dire ciao? Beh, innanzitutto grazie per averci invitati, poi no, da napoletano. Grazie a voi per essere qui. È la prima volta che vengo qui al Comic-Con, ma sono veramente contento di essere qui, perché è una manifestazione che rende bella Napoli e non solo, quindi grazie. Il tuo personaggio sembra veramente uscito dalla grande tradizione del pulp americano, vuoi un pochino introdurci a questo corriere? Guarda, in realtà partiamo dal nome, no? Shaky, che già dà l'idea di questo soggetto un po' agitato, un po' sempre alla ricerca di un centro che non troverà mai. Scoprirete che nel film in realtà nessuno lo trova questo centro. A me piace immaginare, io sono molto istintivo quando lavoro su un personaggio, però mi piace sempre fare riferimento alla nostra grande tradizione italiana, ma non per una questione di campanilismo o roba del genere, perché noi abbiamo avuto dei grandi interpreti, dei grandi registi, dai quali gli americani poi hanno imparato, voglio dire. Quindi mi piace più pensare a Sordi, a Mastroianni, a Manfredi. Ci sono delle cose di questo personaggio che ricordano un po' dei caratteri costruiti da Manfredi, quindi un po' immodestamente forse mi sono più ispirato a quello che ad altro. Alessio, vuoi invece raccontarmi un po' dei tuoi riferimenti registici, cinematografici? I primi, quelli che vengono in mente istintivamente vedendo un film del genere, sono quelli del pulp americano, quindi uno direbbe ovviamente Tarantino, però se vuoi parlarmi un po' di qual è la tua così cosmogonia dei grandi registi americani o italiani che tu prendi come riferimento quando lavori. Ce ne sono tanti, siamo partiti anche da dei quadri dell'Ottocento che abbiamo rielaborato e trasformato in altro. Però in termini di cinema sicuramente Kubrick, Arancia Meccanica. Nel film hanno lavorato 4 premi Oscar, tra cui il montatore Zack Stenberg, che ha fatto Matrix. E nella nostra prima conversazione lui mi ha chiesto qual è il tuo film preferito, e gli ho detto Arancia Meccanica. E lui mi ha guardato e mi ha detto anche per me. Quindi siamo partiti in tante cose che sono nascoste, che non sono evidenti, ma siamo partiti da Arancia Meccanica. Fortunato, tu lavori con degli straordinari compagni di set con i quali hai anche delle scene piuttosto movimentate, diciamo, e vuoi raccontare al pubblico un po' quali sono i tuoi compagni di set con i quali hai lavorato, insomma, vogliamo parlare un po' del cast di questo film. Sì, forse quello meglio se lo fa Alessio in particolare, però per quanto riguarda le scene di action, vedi, per noi attori
fare delle scene di action è un po' come un regalo, no? Perché non so se qualcuno, c'è qualche collega qui in sala, ma forse saprà quello che dico. A volte ti chiedono di fare delle cose assurde, e in questo film qualcuna ne vedrete, ma se in un gioco, se in un mondo, a volte usciamo dalle scene e diciamo, tanto non sono stato io, è stato il personaggio. Racconto una cosa capitata in un altro set, dove, anzi in teatro era, dove a un certo punto io soffro un po' di vertigini e mi chiesero di salire su una rete altissima col vuoto sotto. E da fortunato Cerlino guardai la rete e disse no, io là sopra non ci saperò mai. Poi cominciarono le prove, cominciò il lavoro e mi ritrovai arrampicato là sopra a 4 metri nel vuoto e mi divertii. Poi scesi da lì e disse ma non, so, non ero io, era il personaggio. Quindi è vero che in un film del genere quando poi sei diretto bene entri in un mondo, perché Alessio è stato bravissimo a raccontarci il mondo che dovevamo abitare. Quando hai quella casa in cui stare, fai delle cose anche assurde e poi dopo ti rendi conto di averle fatte e ti diverti. Credo che questo sia poi un po' il trucco per far divertire anche il pubblico. Io vorrei, lo so che lei non vuole, però vorrei, se tu sei d'accordo, chiamare anche, diciamo, sul palcoscenico la produzione, nella persona certo. Di Ilaria De Vacano, che perché questo è un film che, per farci un complimento, a volte dicono, ah, sembra un film americano. E per fare un film con quello che voi vedrete ci vogliono molti mezzi, ci vuole una visione di un certo tipo, ci vuole anche tanto coraggio, quindi questo film non esisterebbe senza anche il coraggio della produzione. Non mi hanno pagato per dirlo, però io sono sempre molto contento come attore quando mi fanno proposte che vengono dall'Italia di questo livello e che le possiamo fare, possiamo tornare a fare il grande cinema, quindi mi piacerebbe poi che dicesse anche lei qualcosa. Mi piace anche salire sul palco. Guarda, allora faccio a te questa domanda, se poi magari ti puoi presentare, anche presentare la società con cui hai prodotto questo film. L'avrei fatta adesso, ma la faccio volentieri a te. Magari se racconti come avete ricostruito New York, nel senso che qui c'è proprio un lavoro di production design importante, questa ricostruzione di New York basata su una serie di elementi, di locali, la galleria d'arte, questo pub, nightclub, il nightclub del titolo, l'American Night, ma anche il pub, no, dove avviene questa sparatoria straordinaria inizio film con questo bancone fatto a forma di Cadillac, quindi attraverso una serie di locali, di luoghi molto iconici e attraverso questo gioco di neon voi avete ricostruito questa straordinaria New York notturna. Quindi se ci parli un po' del design di produzione e in generale del lavoro di produzione che avete Salve, fatto. Buongiorno a tutti, noi siamo una produzione di donne, manca la mia socia Marta Capello e è un film dove noi crediamo molto. Tutto quello che tu hai detto, grazie oltre allo stile di Alessio, ma anche grazie alla scenografa Francesca Prezzi, che hanno realizzato scenografie pazzesche. E il set comunque era in Bulgaria, lo posso dire? Quindi sì, è stato il mio primo film poi che ho prodotto. Io ho iniziato a fare questo mestiere leggendo la sceneggiatura. Eravamo io e Marta in Sardegna, mi sono innamorata della storia, abbiamo detto apriamo una società e partiamo. E questo è, spero vi piaccia, il frutto del nostro lavoro. Allora, prima di lasciarvi al film, che ripeto è una primizia assoluta perché esce il 19 maggio, quindi lo vedrete con quasi un mese di anticipo sulla data di uscita al cinema, vuoi appunto Alessio dire due parole sul cast anche americano e anche quanto è stato difficile assemblarlo? C'è anche un cameo musicale, no? Molto importante in questo film. Che lo spoileriamo? Non lo spoileriamo? Lo spoileriamo? Non lo so, non lo spoileriamo. Non parlare del cameo musicale, parlami del cast. Posso parlare della colonna sonora, che è molto rock and roll. Ci sono dagli Iron Maiden ai Velvet Underground, abbiamo fatto delle scelte musicali molto particolari, molto, molto determinate. Volevo aggiungere una cosa sul mondo del fumetto. Non mi vuoi parlare del cast? Dimmi qualcosa di Emil Hirsch, di Jonathan Rhys-Meyer. Abbiamo scelto di usare solo 3 colori nel film, okay. Che è una cosa molto da fumetto. Ci stanno solo i 3 colori primari nel film. Il cast è Jonathan Rhys-Meyer, vincitore del Golden Globe, Emil Hirsch, Patz Vega, Jeremy Piven, Michael Madsen, Anastasia la cantante, Fortunato Cerlino, abbiamo un grande cast.
Siamo molto contenti. Per rispondere alla tua domanda, gli abbiamo mandato la sceneggiatura e grazie a Dio hanno risposto e hanno scelto di farlo nonostante fosse un film italiano, una produzione italiana. E hanno quindi da questo punto di vista la sceneggiatura ha aperto tutte le porte, insomma è stato proprio lo script che li ha. E la sceneggiatura è tua, vero Alessio? Sì, è mia e tra l'altro è successa una cosa incredibile che dopo la presentazione a Venezia abbiamo ricevuto una mail dagli Academy che ci hanno chiesto una copia della sceneggiatura per metterla nel museo degli Oscar, per preservarla nella collezione permanente degli Oscar, che è una cosa incredibile. Pensavamo fosse uno scherzo. Va bene. Allora io vi lascio a American Night, godetelo, è davvero... Sì, fortunato, assolutamente. Io volevo aggiungere una cosa che non anticipa nulla del film, però... Voi vedrete sparatorie, vedrete situazioni divertenti, così, e come è sempre nel genere pulp, la violenza è soltanto uno specchietto per le allodole, nel senso che poi si concentra su altro il film, e si concentra su un tema che io credo che in questo momento sia molto importante, per quello che ci succede intorno, quindi noi, ne parlavo prima con Ilaria, ci sentiamo sempre molto responsabili, perché la narrazione in questi giorni è veramente fondamentale, quindi concentratevi al di là delle sparatorie che vedrete, che nel contenitore pulp assumono un significato completamente diverso e non solo non diventano più violente ma diventano veicolo per qualcos'altro, diventano simbolo, ma in questo film c'è un tema che è centrale almeno per me, che è quello del confronto con la bellezza. Voi vedrete tutti i personaggi che inseguono la bellezza e che quando la toccano rimangono folgorati fino quasi a distruggere in alcuni casi le loro vite. Perché a volte ci chiediamo come mai c'è questa guerra, perché l'uomo non è ancora pronto per certi temi. Perché specchiarsi nell'arte, specchiarsi nella bellezza fa paura. L'amore, la bellezza sono cose che tutti inseguiamo ma fanno veramente, veramente paura perché spesso ci ritroviamo a vedere in quello specchio convesso tutte le nostre mostruosità come accade ad alcuni di questi personaggi, ma c'è in questo film il desiderio di tendere verso questo sogno della bellezza. Io sono forse un po' un sognatore, però sono convinto che siamo condannati all'amore, siamo condannati alla bellezza. Questo film è un po' un omaggio anche alle possibilità e alle capacità degli esseri umani, che speriamo presto emergano. Grazie. Grazie davvero. Mi sembra un bellissimo pensiero su cui chiudere questa presentazione. Quindi grazie Alessio Della Valle, grazie a Fortunato Cerlino, grazie alla produzione del film per aver accompagnato questa anteprima al Comic Con di Napoli e buona visione. Grazie. Buona visione.